Non ho bisogno di dire presidente della provincia. Buonasera. Buonasera. Bene, buonasera a tutti, un saluto a tutte le autorità presenti, in primis il commissario del governo presente. Credo che si sia confermato che il Festival dell'Economia è di Trento, che Trento è la capitale del Festival dell'Economia, che Trento è la capitale del pluralismo. Questo lo abbiamo visto, lo abbiamo capito, l'ha già detto chi mi ha preceduto. Stamattina c'era un siparietto lì davanti. Avevamo Massimo D'Alema, ok, ex ministro, ex presidente del Consiglio. Giulio Tremonti, ma stavano parlando proprio, Giulio Tremonti, ex ministro, eccetera. Romano Prodi, già presidente del Consiglio, e l'ex ministro di un governo tecnico, no, anzi non era un governo tecnico, era un governo politico, Tria, ma era un ministro tecnico. Ed erano lì che parlavano, e quindi è stato anche stamattina, durante oltretutto questo bel evento su Beniamino Andreatta, e parlavano e si vedeva, diciamo, anche il pluralismo generale che qui questo festival ha dimostrato. La valenza scientifica... Posso interromperti un secondo? Beh, qui c'è stato il grande colpo di scena tra Prodi e D'Alema, che in passato hanno avuto anche qualche momento di ruvidità. Bene, è scoppiata Trento è scoppiata la pace tra loro, e devo dire che mi ha fatto meglio molto tardi piacere. Che mai. Meglio tardi che mai. È la notizia questa per i giornali domani. Per tre volte D'Alema ha portato il ramoscello d'ulivo a Prodi, che l'ha subito raccolto. Col Concilio non ci eravamo riusciti, ma questa volta invece. La valenza scientifica ed accademica, e su questo è stato importantissimo il ruolo dell'Università di Trento, e credo che tutti possiamo aver visto i premi Nobel, ma anche la qualità dei relatori che ci sono stati, o l'alto valore scientifico. Avevamo chiesto anche di provare a parlare magari di più ai giovani, alle famiglie, dei temi economici, che magari qualcuno fa un po' di fatica a venirsi a sentire in sé il premio Nobel, o magari non lo capisce, o magari non lo vuol capire. E allora il Fuori Festival ha avuto questa valenza di provare a parlare in un linguaggio più semplice alle famiglie e ai giovani, e devo dire che abbiamo visto tanti giovani e tante famiglie in giro per la città di Trento, all'interno delle sale, in questi tanti eventi che ci sono stati, molto tanti gli eventi, neanche una novità questa che c'è stata, però le sale sostanzialmente erano sempre piene. Questo è stato un bel risultato, e quindi è stato un valore aggiunto sul quale proviamo a dialogare con questi giovani, con queste famiglie, nei termini economici, chiamiamoli più semplici. Io voglio ringraziare Fabio Tamburini per la passione, l'impegno che ci ha messo fin dall'inizio. Ho imparato tanti aneddoti da lui, mi parla spesso di cosa diceva Enrico Cuccia in certe situazioni, perché lui ha scritto un libro su Enrico Cuccia, ve lo consiglio, ci sono tante questioni dentro. Vorrei ringraziare Federico Silvestri, perché se noi abbiamo una macchina che è la Trentino Marketing, che va ringraziata oggi sul campo di Trento, in questi quattro giorni abbiamo visto una cosa che non conoscevamo, che Trento, il Trentino, non conosceva: la macchina del Sole 24 Ore, perché l'abbiamo vista in questi quattro giorni, organizzativa, promozionale, e questo è un valore aggiunto sicuramente, perché lo abbiamo saputo e potuto apprezzare anche con quei rapporti che sono nati, questo è vero, per cercare di lavorare al meglio. Ringrazio anch'io, come ha fatto Maurizio, l'ufficio stampa della provincia autonoma di Trento, ringrazio tutti i tanti giovani che erano fuori ad accogliere le persone durante l'evento, e che hanno lavorato in questi giorni. Il festival l'anno prossimo diventa maggiorenne, fa 18 anni, e quindi magari si potrà prendere qualche libertà in più, nel senso che abbiamo capito che qualcosa possiamo sicuramente migliorare anche dal festival di quest'anno, e io credo che in collaborazione con il Comune,
con l'università e col Sole 24 Ore, con la provincia, sicuramente sapremo farlo crescere al meglio, magari con contributi importanti, magari in una data anche diversa, con tante cose nuove che potremo pensare e fare. E arrivederci a questo punto all'anno prossimo, sapendo che Trento e il Trentino sono la capitale del Festival dell'Economia. Grazie.